Tre DOP come Casciotta d'Urbino, Piave DOP e Provolone Valpadana sono stati protagonisti domenica nella nuova Sala della Cultura di Fano dell'incontro Evoluzione e Crescita della Sostenibilità nella filiera di tre formaggi DOP. Una degustazione con guida alle tecniche d'assaggio inserita nel programma del Festival Circonomia per valorizzare i temi della sostenibilità nelle indicazioni geografiche promossa da ECIS attraverso prodotti DOP che assicurano il radicamento sul territorio grazie ad allevatori che diventano importanti custodi di aree rurali. Noi soci della ECIS, che è l'Associazione Europea dell'Innovazione e Sostenibilità, cioè i tre consorzi della Casciotta d'Urbino, del Provolone Valpadano e del Piave, abbiamo scelto proprio questa occasione perché riteniamo che ci sia prima di tutto un pubblico attento e sensibile e che possa quindi sostenere e capire quanto è importante per i formaggi che operano su un territorio, che hanno una DOP, che hanno in filiera gli allevatori che presidono il territorio, quanto sia importante la circonomia che si crea. A guidare la degustazione è stata Anna Garavaldi del Centro Ricerca e Produzione Animali, che ha presentato agli ospiti le particolarità dei tre formaggi e li ha guidati nell'analisi sensoriale e nell'assaggio delle tre prelibatezze casearie. Questa degustazione rientra all'interno di questo progetto che riguarda le indicazioni geografiche come elemento fondamentale d'eccellenza nella sostenibilità ambientale. Infatti questi formaggi DOP rientrano con le loro caratteristiche in tutti quegli aspetti che riguardano la sostenibilità del territorio, dell'economia delle comunità, salvaguardando appunto l'ambiente e la biodiversità dei territori in cui nascono. Un prodotto DOP, un formaggio DOP, non è che si può mangiare in modo banale. Per esempio bisognerebbe romperlo con le mani e avvicinarlo al naso per sentirne il profumo, metterlo sulla bocca e assaporarlo perché senti tutte le sfumature, perché quelle sfumature sono il lavoro di tanti operatori che stanno sul territorio, è il lavoro del territorio. È il lavoro e più il territorio lo assimila e capisce questi aspetti e più noi riusciamo a valorizzare questa DOP. Quando gli organizzatori di Circonomia mi hanno detto che era prevista anche un talk che riguardasse la realtà enogastronomica, sono stata molto, molto contenta, perché questo è un aspetto che è molto importante all'interno dei temi culturali, perché descrivono comunque la realtà culturale di un territorio, e dei temi ambientali. Possiamo dire che l'enogastronomico fa un po' da anello di giunzione in molti casi tra cultura e ambiente. Il modo in cui arriva sulla nostra tavola un prodotto che può essere un formaggio, che può essere un vino, che può essere un qualsiasi frutto del nostro territorio, descrive molto di quel territorio e dell'attenzione che ha per l'ambiente e anche della società, perché comunque il modo di produrre è anche un'attenzione sociale. Quindi dall'allevatore fino alla trasformazione e alla stagionatura sono tutti fasi della produzione che sono controllate da un ente terzo e quindi che garantisce che queste attività sono svolte secondo quello che è previsto dal disciplinare. Quindi c'è molta attenzione e tra l'altro c'è molta attenzione anche nel mantenere sul territorio il presidio e poter produrre delle produzioni di qualità eccellenti.